Anche la città di Teramo e tutto il mondo della scuola a 30 anni dalla strage di Capaci hanno voluto ricordare quel tragico 23 maggio 1992, un'intensa giornata di memoria organizzata anche grazie al lavoro portato avanti dal Premio Nazionale Paolo Borsellino in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati, che in questi anni attraverso percorsi della memoria hanno ricordato i magistrati, poliziotti, carabinieri, sacerdoti, uomini che non hanno piegato la fronte, uomini che si sono adoperati con interventi legislativi e con indagini coraggiose e che hanno pagato con la vita, lasciando tuttavia un segno prezioso e importante. Questa è una giornata importantissima, è il trentennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, che a distanza di 30 anni vengono considerate ancora delle notizie di cronaca, nonostante siano due avvenimenti che hanno cambiato la storia. È un momento di riflessione per tutti i ragazzi affinché abbiano coerenza e consapevolezza del principio di legalità e lo rendano assolutamente concreto. Noi parliamo tanto di legalità. La legalità è una parola complessa, ma d'altra parte è una parola semplicissima. Vuol dire rispetto, vuol dire libertà, vuol dire essere partecipi e partecipare a queste manifestazioni. Anche quella vuol dire legalità. E allora, ragazzi, per tutto l'anno ricordiamo coloro che hanno perso la vita per un'Italia migliore e cerchiamo di uniformarsi al loro modo di vivere, al loro senso di giustizia, al loro senso veramente di amore per la patria. E se faremo questo, celebreremo ogni anno le vittime della mafia e ricordiamoci che sono circa 1.000 le vittime della mafia, renderemo loro onore e sicuramente fra qualche anno della mafia non si parlerà più. Bisogna ricordare, ricordare è fondamentale, bisogna spiegare a questi giovani le loro responsabilità e bisogna spiegare a questi ragazzi che da soli non si vince, nessuno si salva da solo e che la lotta alle mafie è una questione seria, molto più seria di quanto si possa pensare. E quindi c'è bisogno di una presa di coscienza, c'è bisogno che le idee di Giovanni camminino sulle gambe di questi ragazzi. E purtroppo è triste che per avere questa svolta ci sia stato bisogno del sacrificio di Falcone con i suoi, della Francesca, con gli uomini della scorta, e poi dopo la cosa ancora più sconcertante è che dopo poco tempo ci sarà quella di Borsellino. Insomma, dico, insomma, se Falcone poteva anche andare perché eravamo impreparati, quella di Borsellino invece quella strage per me rimane veramente un punto interrogativo troppo terribile.